Superbike che arriva al terzo round della stagione per il campionato italiano velocità nel round Just One, e con la pole position davvero straordinaria di un grandissimo Michele Pirro. Però ci sono molti avversari veloci come sempre, a partire da Andrea Mantovani con la Ducati del Broncos Racing Team, che scatta bene dopo un'incertezza iniziale e rimane incollato Michele Pirro. Inizia una bella sfida, addirittura la San Donato all'esterno. Mantovani trova un grandissimo sorpasso, prova a mantenere il ritmo del pluricampione italiano. Una bella sfida tra loro. Poi alle loro spalle ci sono anche Vitali, c'è Del Bianco, ci sono le Yamaha che Open Motor Team di Canepa e di Krumenacker. Purtroppo Vitali finisce fuori Luca Vitali con la Honda della scuderia Improbe Firenze Motor. Perdiamo quindi un protagonista e lascia la terza posizione a Del Bianco, però sempre insidiato più da vicino dalle due Yamaha. Michele Pirro si riporta davanti a Mantovani. Mantovani però di gran coraggio non vuole mollare la sfida, non vuole lasciare andare via il rivale, continua ad attaccarlo, a risuperarlo. A questo punto è evidente che Michele Pirro prenda un po' di fiato. Poi nel finale, nella seconda parte di gara, suon di giri veloci, va perentoriamente a conquistare la vittoria. Vince Michele Pirro, secondo Mantovani, terzo Canepa, quarto Krumenacker, che nel finale sorprende Del Bianco che chiude quinto. Moto 3 al terzo round della stagione al Mugello, con la pole position di Nicola Fabio Carraro. Condizioni meteo abbastanza toste, rischio di contatto già nelle prime battute, con la temperatura dell'aria a 31 gradi e 53 quella dell'asfalto. Purtroppo per un problema tecnico subito fuori lo spagnolo Vicente Perez Selfa, che scattava dalla quarta posizione. Inizio di gara con tanti protagonisti, tantissime bagarre. Qui purtroppo il contatto con Abruzzo, la caduta, ha trascinato fuori anche Volpi, che comunque era anche lui largo di traiettoria. Due ragazzi che si stavano comportando benissimo. Si forma un quartetto con Guido Pini, con Fernandez Benete, con Carraro, con Miceli. Sono loro che allungano e se ne vanno, perché alle loro spalle c'è un gruppo con Tiezzi, Loli, Amadori, ma sono piloti tutti più staccati di circa 2,5 secondi, quindi niente da fare, in particolar modo in questa fase di gara. Qui è Carraro che prova uno strappettino, ci prova anche Fernandez Benete, si gira sul passo del 2,01 e 2, 2,01 e 3. Un attacco di Pini sempre molto spettacolare nei cambi di direzione della Casanova Savelli, ma niente da fare. Si va alla volata finale, Carraro costruisce gli ultimi due giri guidando alla perfezione e va a vincere, terza vittoria consecutiva in campionato per lui davanti a Miceli, a Fernandez Benete. Chiude invece in quarta posizione un comunque ottimo Guido Pini. Terzo round del CIV dall'autodromo del Mugello, campionato italiano velocità con la 600 Super Sport, con la categoria Next Generation, quindi quella del mondiale in sostanza, e la 600 CIV. Si parte con la pole position di un super ospite, in questo caso Lorenzo Baldassari con la Yamaha del team Evan Bros, secondo nella classifica mondiale appunto della categoria, e con tanti trascorsi anche nel mondiale Moto 2. Lorenzo Baldassari chiamato a fare la differenza, ma pane per i suoi denti, in questo caso soprattutto Mercandelli con la Yamaha Team Rosso e Nero e il buon Valtulini, Stefano Valtulini con la Yamaha Goma Racing tengono il passo. Poi Valtulini invece inizia a perdere, Mercandelli rimane agganciato, eccolo qua alla prima posizione. Bene anche però le Ducati con Nicolas Spinelli, con Ciprietti, Patacca, con Marco, con Massimo Roccoli, che da leader del campionato dopo delle qualifiche non eccellenti riesce a riportarsi nelle prime posizioni, sempre con grande talento, grande esperienza. Finale entusiasmante con un Lorenzo Baldassari che allunga, suona di grandi giri, un ottimo ritmo per lui e porta al successo la Yamaha del team Evan Bros. Seconda posizione per Mercandelli con la Yamaha team Rosso e Nero, e poi gran finale di gara per Matteo Ferrari con la Ducati Toc Racing. Riesce a scattare, allungare su tutti e a concludere davanti all'ottimo Nicolas Spinelli, che è comunque quarto. Ed eccoli qua, quindi poi con la premiazione arriva Pontone, bravo bravo Armando, che arriva dal National 600 che aveva vinto l'anno scorso. Seconda posizione, eccolo qui,
Kevin, poi abbiamo Marco Bussolotti e la Premoto 3 arriva al suo terzo round, Autodromo del Mugello, quinta gara della stagione, purtroppo un colpo di scena non grave ma pesante in ottica gara e campionato, il poleman Giulio Pugliese per un problema tecnico si deve fermare durante il warm up lap e non può quindi prendere il via. Abbiamo un ospite di tutto rispetto, lo spagnolo Diego Uriarte, che prova subito a fare la differenza, ma i nostri ci sono come con Zanni, con Liguori, con Romito, davvero una bellissima gara con Boggio, davvero entusiasmante, direi proprio molto 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 bella. Anche gli inseguitori ci sono, perdono terreno ma a loro volta danno vita a una sfida molto molto accesa con tanti piloti che riescono pian pianino ad emergere. Qui abbiamo purtroppo una caduta di Mattia Cecchini, la sua scivolata per fortuna non va a prendere casa grande, poi un po' di rotolamento che fa sempre un po' impressione nella via di fuga, ma per fortuna il pilota si alza immediatamente, dice tutto ok ai Marshall e si può proseguire. Un attacco alla Casanova Savelli di Uriarte, poi purtroppo Romito out, era grande protagonista della gara, è un giro difficile perché anche Edoardo Boggio, problema tecnico, rallenta e out anche lui, e quindi rimangono Uriarte, Zanni e Liguori a giocarsi la vittoria fino all'ultimo di questa bellissima battaglia. Alle loro spalle emozionante anche la lotta per il quarto posto, una super volata che premia il leader della classifica, Zanni davanti a Uriarte e Liguori. Super Sport 300, l'autodromo del Mugello per il terzo round della stagione con la pole di Matteo Vannucci, reduce dalla vittoria di Misano nel panorama del mondiale, e con un Vannucci che però dopo la bella pole non riesce ad effettuare un'ottima partenza, perde terreno ma lo recupera altrettanto rapidamente. Qui una prima scivolata, una caduta, fortuna, diciamo una brutta botta per la moto, ma insomma non ci sono conseguenze gravi per il pilota, e Vannucci rimonta fino a riportarsi davanti, in questo caso va a scavalcare Nunez, Roldan, però anche Carnevali con la Kawasaki del box Pedercini, corse a un ottimo ritmo e riesce a mantenere il passo di Vannucci quando il pilota toscano decide di allungare, di fare la differenza, liberandosi anche dal gioco delle scie. Alle loro spalle grandissima bagarre con Vocino, con Marford, con Nunez, Roldan, con Coppola, davvero una bellissima bagarre, una bellissima sfida, ma i primi due riescono ad allungare. La notizia però è che Matteo Vannucci non riesce a staccare Leonardo Carnevali. Quando Carnevali sembra un po' più in difficoltà, riesce poi a rimontare sfruttando soprattutto la scia del lungo rettilineo, e si va così fino alla fine della gara con Vannucci che non riesce a liberarsi del rivale, e Carnevali addirittura sfrutta al meglio la volata e va a cogliere una bellissima vittoria. Quindi vince Carnevali davanti a Vannucci con un grande meritato successo, con Coppola terzo sull'ultimo gradino del podio.